posto deve essere presente alla conferenza l'amministratore delegato Marco Pecora, che ovviamente da amministratore, da giovane molto sensibile, ha capito l'importanza di questo progetto. Per dire la verità, già come ufficio stampa, da quando ha mosso i primi passi questa società, abbiamo puntato molto sulla comunicazione sul web, sulla realizzazione di un primo in embrione canale YouTube ufficiale della società. Infatti voi sapete che fin dalla prima conferenza stampa tutto è stato poi registrato dalle telecamere, messo a disposizione, diciamo nella prima fase la volontà era di metterlo a disposizione soprattutto degli addetti ai lavori, cioè dei colleghi giornalisti che magari non, per un motivo o per un altro non potevano prendere parte alla conferenza stampa. È stato un modo anche per agevolare i colleghi, senza trascurare naturalmente l'impatto che questo tipo di mezzo di comunicazione, ovvero lo streaming sul web, ha sul vasto popolo di appassionati giallorossi, che non si limitano ovviamente alla città di Catanzaro, quindi che leggono i giornali locali, ma è una platea vastissima, che sono tifosi che sono sparsi non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo. Ovviamente la società, adesso che si è dotata, strutturandosi via via, si è dotata di un ufficio marketing validissimo, ha puntato ovviamente a potenziare questo strumento con un progetto nuovo, totalmente innovativo, di cui sono protagonisti i nuovi addetti all'ufficio marketing, quindi Marco Giardinare e Dario Negro. Saranno loro a spiegarvi il progetto, che ovviamente vedrà la massima collaborazione per quanto riguarda la produzione dei contenuti dell'ufficio stampa. È giusto dare merito a chi ha voluto sviluppare, potenziare e rendere anche appetibile e commercialmente questo prodotto, per cercare di portare risorse fresche nella società, attirando anche quelle aziende che vogliono legare il proprio marchio a quello dell'US Catanzaro. Quindi vi do la parola a Marco. Sì, buongiorno a tutti. Oggi diciamo che è un giorno molto importante per la società e per tutto l'entourage che gira intorno al Catanzaro, a partire dai tifosi e alle aziende che già hanno sposato gran parte dei nostri progetti. Ci terrei a dire che quest'anno, come spiegava il buon Antonio, è il primo anno che si fa del vero e proprio marketing sportivo nel Catanzaro Calcio. Quello che abbiamo fatto dall'inizio, noi siamo entrati in società il 5 agosto, la cosa principale che abbiamo portato avanti qual è stata? Quella di creare del co-marketing con le aziende che sponsorizzavano il Catanzaro, quindi non più una semplice pubblicità da pannello da stadio abbandonata alla visione del tifoso che entra allo stadio, bensì una vera e propria operazione di marketing a favore di chi comunque contribuisce alle sorti della nostra amata squadra. Sicuramente sono momenti particolari, ma posso dire che con molta fierezza abbiamo avuto una risposta da parte dell'imprenditoria locale abbastanza ampia e cospicua. Quindi il nostro intento è quello di continuare per tutto l'anno calcistico ad avvicinare piccole e medie imprese, e per questo anche nasce questo strumento che viene messo a disposizione ovviamente della collettività e dei tifosi che da tutta Italia e da tutto il mondo seguono il Catanzaro. Io ho ricevuto messaggi da Toronto, messaggi da Roma, da Milano, perché quando hanno saputo attraverso il comunicato stampa dell'iniziativa della Web TV, che consente a tutti coloro i quali non possono venire allo stadio durante la settimana o comunque che si trovano fuori, gli consente appunto di poter vedere qual è la settimana tipo della nostra squadra. Quindi partiamo da riprese giornaliere con un'organizzazione tecnica che viene composta da 3 telecamere in visione in HD, abbiamo una sala di montaggio con l'accoppiamento dell'audio sia in real audio e sia ovviamente con basi musicali scelte sempre con l'ufficio marketing, e abbiamo trovato la stretta collaborazione con i fotografi ufficiali del Catanzaro Calcio, quindi con Salvatore Monteverde, che è da anni che segue il Catanzaro, e tutta la sua organizzazione e struttura, tra Romana, Roberta, Simone e Matteo, che giornalmente eseguiranno queste riprese dove ci troviamo, quindi la Calabricata, dove si stanno allenando oggi i ragazzi, al Ceravolo, e dove ci dovremmo spostare. Quindi anche un grazie a
loro, perché comunque l'impegno sarà tanto, vista la stagione comunque è lunga. I progetti dell'ufficio marketing sono tanti, pian piano con la società che ci sta dando ampio margine di lavoro stiamo portando avanti altre iniziative che vi verranno comunicate ovviamente nel proseguio dell'anno calcistico. Ci terrei a puntualizzare anche il discorso che sta nascendo il primo magazine, web magazine ufficiale della società, dove attraverso uno sfogliabile sul nostro sito web troverete dei contenuti che potete trovare ovviamente solo dal sito ufficiale della società, perché è un lavoro che fa in esclusiva il Catanzaro Calcio. Molto stiamo facendo anche sul merchandising, perché l'obiettivo qual è? Quello di poter regalare anche dei gadget a tutti i nostri tifosi e supporter. La società vuole far capire anche ai nostri supporter che siamo molto vicini a loro, quindi a noi ci interessa instaurare un rapporto veramente di amicizia e di collaborazione, tant'è che sul nostro sito ufficiale del Catanzaro, quindi sul www.scatanzaro1929.com, abbiamo messo a disposizione anche i recapiti dei responsabili marketing, questo perché siamo aperti a qualsiasi tipologia di collaborazione con tutti quanti, quindi qualsiasi iniziativa si voglia proporre, qualsiasi progetto ovviamente che possa rientrare negli obiettivi della società, siamo ben disposti, come vero Antonio, ad accettare qualsiasi proposta affinché tutti quanti possano contribuire alle sorti del Catanzaro. Ovviamente i risultati oggi sono pure dalla nostra parte, quindi viene anche più facile creare entusiasmo, e speriamo che questo entusiasmo si possa continuare nel tempo. Infatti l'obiettivo da raggiungere è quello che ha sempre chiesto il Presidente Cosentino dal primo giorno, che sta ovviamente, come tutti sapete, facendo grandi sacrifici economici per mantenere la squadra ai livelli attuali, per farne una squadra competitiva. Ha sempre chiesto la vicinanza soprattutto dei tifosi e del mondo imprenditoriale. Capiamo il momento di crisi, però con un'offerta così ampia che riguarda anche la comunicazione, per poter dare il proprio contributo, si può dimostrare non solo il contributo economico, ma anche una vicinanza dell'intera città, dell'intero tessuto economico della città a questo progetto. Sì, penso che era il dato che è importante e rilevante di stamattina della conferenza stampa, che è inequivocabile, cioè quello che di stamattina un ulteriore processo di crescita della società. Due anni fa si è partiti, 3.000 difficoltà, tanto c'era da fare, tanto è stato fatto, ovviamente non solo in termini di risultati sportivi, sicuramente dopo 2 anni e qualche mese dalla nascita della società, dotarsi di un ufficio marketing, fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della comunicazione, vuol dire che il processo di crescita della società procede in maniera inesorabile e ovviamente accompagnato anche dai risultati sul campo, che sicuramente fino a 2 anni fa anche i più ottimisti non avrebbero mai potuto immaginare. Quindi sicuramente questo prosegue di pari passo, quindi con il processo appunto di crescita che abbiamo accennato in precedenza. Anche come hanno detto sia Antonio che Marco, lo svilupparsi della comunicazione, anche video adesso con i video degli allenamenti, notiziari anche online, prosegue anche sul processo di crescita che era stato già avviato 2 anni fa con la nascita del sito ufficiale. Già avere i notiziari scritti la sera sia in trasferta sia quando la squadra si allenava fuori in ritiro, che qui a Catanzaro, ovviamente era anche un modo per facilitare il lavoro dei colleghi giornalisti. Ovviamente quello che sta avvenendo in questi giorni prosegue anche su questo processo di crescita. Tra l'altro denuncio, ve lo dico a sorpresa, anche un grande interesse da parte dell'ufficio comunicazione della Lega Pro su questo progetto. Infatti hanno voluto pubblicare sul proprio sito ufficiale della Lega questo tipo di iniziativa. Diciamo che già il Catanzaro, nel panorama nazionale della Lega Pro, adesso non per farne vanto, però ogni tanto qualche soddisfazione si prende, è spesso stato portato ad esempio sul lavoro fatto, soprattutto sulla comunicazione web. Ovviamente questo ulteriore passo avanti è una dimostrazione soprattutto di una capacità di innovativa, di fantasia, di capacità di utilizzare strumenti di fidelizzazione che sono sicuramente all'avanguardia.
Ora continuo pure magari sul merchandising, se vuoi dire qualcosa su questo o su altro. No, ci stiamo muovendo anche sotto questo punto di vista per quanto riguarda il merchandising. Stiamo studiando dei progetti che sicuramente porteremo a termine, anche con grazie all'aiuto di alcune aziende che hanno deciso anche di intervenire come sponsor, quindi intervenire economicamente all'interno dell'US Catanzaro. E quindi praticamente stiamo valutando tante cose, ci stiamo muovendo ad ampio raggio. Diciamo che il nostro scopo iniziale era quello di avvicinare i tifosi e le aziende alla squadra di calcio. Diciamo che senza troppa presunzione, diciamo che ci stiamo riuscendo e abbiamo comunque sotto gli occhi di tutti, perché domenica allo stadio si vedranno comunque dei tabelloni, quindi ci saranno degli imprenditori, sì, delle aziende nuove che intervengono economicamente, ma lo fanno anche con passione, perché a Catanzaro sappiamo tutti che si vive di pane e calcio, e quindi praticamente hanno sposato il progetto della società e quindi quello nostro. Sullo contenuto, sullo, sì, tra virgolette, palinsesto, cioè dito che ci sarà l'audio degli allenamenti e poi per l'intervista. Sì, allora praticamente viene strutturato in questa maniera. Noi avremo diverse tipologie di video. Andiamo a realizzare un video con uno spot musicale, dove ovviamente già passeranno delle pubblicità, perché noi saremo online da lunedì, quindi stiamo ora facendo l'archivio della settimana in modo tale poi da poterlo fare vedere a tutta l'utenza web in questo caso, quindi verrà articolata in questa maniera: ripresa degli allenamenti settimanali, una parte di questi allenamenti verrà fatta in real audio, quindi sentiremo proprio il calcio al pallone, le battute tra mister e giocatori, eccetera eccetera. Poi avremo la parte di montaggio, dove si andrà a vedere tutta la parte atletica di quello che fanno i ragazzi in campo. Ci saranno anche degli spot molto simpatici, dove avremo il commento del gol tra assist man e calciatore che segna, quindi andremo a creare quella sorta di simpatia ed empatia tra i tifosi che vedranno in questo caso il Fioretti di turno che ha segnato a Lecce scherzare sul gol, con magari chi ha fatto l'assist vantarsi di aver fatto un assist buono, quindi si crea un clima amichevole. Sarà molto anche pathos in questi commenti, perché l'obiettivo qual è? Creare qualcosa di diverso dalla normale routine calcistica. Si proseguirà in quella che è la comunicazione che è più istituzionale, certo, cioè ovviamente la stampa, quella viaggia calciatori integrali così come sono state fatte, certo quelle non cambiano, questo è uno strumento in più messo a disposizione del quotidiano della vita della squadra. Sarà pure rotazione sul, cioè è una sezione o proprio un canale web TV vero e proprio? Non è un canale, viene potenziato il canale adesso, viene implementato con i contenuti differenti, perché sì, finora abbiamo fatto le conferenze stampa istituzionali, gli highlights finché c'è stato possibile, perché adesso ora sapete che c'è la, anzi questo magari lo spieghiamo pure, perché non pubblichiamo più gli highlights direttamente sul sito, perché la Lega ha ceduto i diritti in esclusiva di questo servizio a sport.tv, dal widget che è presente sul nostro sito è possibile visualizzare sia quelli del Catanzaro nel momento in cui vengono pubblicati, noi in realtà effettivamente eravamo un po' più veloci nella pubblicazione, però oltre a quelli del Catanzaro si possono visualizzare quelli dell'intero campionato di Lega Pro, e durante la settimana anche approfondimenti per esempio con i gol più belli o altri servizi. Sì. Cosa molto importante, anche sulla Web TV ci saranno le interviste dei singoli calciatori che ruoteranno ovviamente su tutta la rosa, quindi su tutta la rosa e anche alla parte dirigenziale e tecnica, perché non ci dimentichiamo che intorno alla squadra navigano delle figure fondamentali, dal team manager all'addetto stampa, anche al magazziniere stesso che ogni giorno contribuisce, ecco, che sta nell'ombra, è giusto che anche loro, visto che lavorano diciamo sotto traccia, abbiano il loro piccolo spazio, perché è importante far capire alla gente quello che effettivamente si fa in una settimana prima di arrivare alla partita. Diciamo che questo tipo di contenuti non saranno di tipo prettamente tecnico o di interesse giornalistico, cioè magari si vanno a scuole delle curiosità anche di vita privata, delle curiosità sul passato, diciamo, del calciatore. Ci avviciniamo molto ai club di Serie A che lo fanno dire, da tanti anche anni. Per noi addetti ai lavori, possono essere comunque uno strumento di
spunto di curiosità anche per il lavoro nostro. Certo, tutta la comunità. Di che livello è l'adesione delle imprese in un momento in cui queste imprese cadono in sede? Allora, non le nascondo che è stata una piacevole sorpresa, nel senso che noi siamo arrivati il 5 agosto, quindi abbiamo avuto veramente poco tempo per poterci muovere, perché poi sono arrivate le ferie, tra qualche piccolo evento personale siamo stati assenti, che sono diventato papà il 25 agosto, quindi abbiamo avuto veramente poco tempo a disposizione per lavorare. Però vi posso garantire che abbiamo fatto veramente tanto, e la piacevole sorpresa qual è stata? Quella di avere una risposta dalle piccole e medie imprese veramente ampia. Cioè noi il giorno, tra me e Dario, scappiamo su appuntamenti per appuntamenti, perché c'è un consenso da parte dell'imprenditoria, della piccola imprenditoria, ampio, con importi comunque di una certa rilevanza per essere piccole imprese. Questo perché nasce dal co-marketing, cioè oggi il Catanzaro Calcio non si pone solo come azienda commerciale, quindi io ti do il pannello, tu mi dai i soldi. Il Catanzaro Calcio oggi, grazie al nostro supporto e ovviamente all'apertura che c'è stata dal presidente all'amministratore delegato, abbiamo creato delle vere e proprie campagne a favore di questi sponsor che contribuiscono, perché l'obiettivo qual è? Prenderlo oggi con un consenso, domani portarlo con un consenso più ampio. Quindi se noi riusciamo ad offrire quanto loro offrono a noi, ma anche di più, perché comunque il ritorno qual è? Il ritorno d'immagine che può avere l'azienda col Catanzaro Calcio in una città come Catanzaro sappiamo che è elevato. Quindi l'obiettivo nostro è quello di rendere i nostri sponsor contenti e felici di aver sposato la nostra causa, e la nostra soddisfazione è sentirsi chiamare l'anno prossimo e dire: quest'anno rivenite perché vogliamo fare anche di più. Quindi il nostro impegno è veramente 24 ore su 24. Poi con i pacchetti che abbiamo strutturato per le aziende, diciamo qualsiasi tipologia di azienda può intervenire per avere una visibilità a 360 gradi. Con un budget prestabilito dall'azienda, noi comunque abbiamo fatto i pacchetti idonei per abbracciare quante più aziende possibili sul territorio e non. Poi speriamo anche che si inneschi quel meccanismo virtuoso per cui è un partner, ne richiama magari qualcun altro. Certo, la classica catena, che sta già anche accadendo. Quindi comunque io direi che il vero grazie va proprio a queste aziende che stanno contribuendo in maniera veramente eccelsa. Sono molto soddisfatto, come penso sia soddisfatto anche la società tutta del lavoro, delle aziende che stiamo portando. Penso che in conclusione, penso anche che la nascita della rivista, della Web TV, è anche non solo marketing, ma anche una forma di servizio, tra virgolette, per metterci il termine, per tutti coloro, per la comunità giallorossa sparsa nei 5 angoli del mondo, nei 5 continenti, perché il Catanzaro ha tifosi dappertutto, ramificati dappertutto, e di certo il Catanzaro non è solo Catanzaro città, Catanzaro provincia o la Calabria, ma ovviamente il Catanzaro così ha modo anche di stare a contatto con i propri tifosi sparsi da tutto. Questa non è sicuramente una frase fatta, hanno modo di essere più vicini adesso alla propria squadra. Nei messaggi che abbiamo ricevuto poi, soprattutto dai tifosi che stanno all'estero, questa è, per loro è una cosa grandiosa, perché si avvicinano tantissimo. Si annulla la distanza. Su questo aspetto abbiamo anticipato i salti di categoria. Sì, sì.